ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, un argomento che mi avete veramente richiesto in tantissime, ovvero come faccio a stare motivata, le mie motivazioni, insomma, per stare in forma, per allenarmi, per mangiare sano, insomma, per prendermi cura di me. È un tasto abbastanza dolente, no? Perché molto spesso attraversiamo varie fasi della vita, a volte anche solo per mancanza di tempo, per stress dato dal lavoro, l'università, lo sappiamo. Spesso ci sono alcune persone che mi dicono nei commenti: ah, ma come fai? Io torno stanca da scuola, torno stanca dal lavoro, non ho tempo, io vivo ogni minuto della mia giornata veramente a pieno. Io penso che nessuno ha tempo, veramente il tempo è poco e vola via per tutti. Molto spesso si è stanchi, vi capisco, però ci deve stare una motivazione, una forte motivazione per organizzare il tuo tempo e per trovare, anche se hai solo un'ora di tempo al giorno, per dedicarla ad esempio all'attività sportiva ogni giorno, che attività sportiva non significa soltanto andare in palestra, andare a correre, ma anche semplicemente chiudere tutto, uscire, andare a fare una passeggiata, e già comunque fa benissimo. Poi l'attività sportiva ovviamente deve essere una cosa che vi deve piacere, quindi dovete decidere voi quale sport e farlo con piacere. Con questo non sto dicendo che io ogni giorno mi vado ad allenare, yeah, yuppie, evviva, mi sento proprio maciste, oggi vado ad allenarmi, spacco tutto, sono felice. No, alcuni giorni sì, è così, veramente ho voglia, ho energia e mi piace tantissimo. Altri giorni magari mi può mancare la forza fisica, sto stanca, non ho dormito bene, non ho tempo, mi vorrei mettere sul divano a riposarmi. Capita a me tutto questo, capita tranquillamente anche a me, però c'ho la motivazione. Che cos'è la motivazione? È una cosa che è sempre più forte. La cosa che mi fa stare veramente più motivata è il fatto di vedere anche gli altri cosa fanno e lasciarmi trascinare dall'energia positiva delle altre persone, quindi ispirarmi agli altri, guardare ad esempio anche sui social le foto delle ragazze ad esempio che fanno, avete mai visto quelle foto, il prima e il dopo magari di un dimagrimento, oppure parlando di bodybuilding ad esempio. Sempre piace tantissimo vedere una persona ad esempio molto molto magra e poi dopo alcuni mesi, un anno di bodybuilding è diventata abbastanza tonica e muscolosa, un bel gluteo, insomma queste foto qua mi motivano tantissimo, anche proprio foto dell'allenamento, di quello che mangia una persona, delle sue merende, insomma un po' quello che faccio io attraverso i miei video, sia su questo canale che sul mio secondo canale, ma anche attraverso i social, ad esempio su Instagram postando le foto. Se metto una foto ad esempio del mio corpo, di una ricettina, né con la ricettina mi sento Antonella Clerice che voglio insegnare a cucinare, né tanto mi do col corpo perché mi sento figa, ma semplicemente perché in quel momento ho una vibrazione, un'energia positiva e la voglio trasmettere agli altri, voglio motivare gli altri. Così proprio fanno anche le altre persone con me. E infatti proprio a questo proposito mi sta piacendo tantissimo una app che trovo veramente veramente figa, ve ne volevo parlare già da un po' di tempo e appunto me la sono scaricata questa app, che è completamente gratuita ovviamente, si chiama Pump Up, insomma, ed è molto molto carina. È un'app che sembra più un social perché si condividono foto proprio come Instagram, se vogliamo, quindi si condividono tantissime foto, però tutte per healthy life, quindi troverete tantissime foto di ricette, di colazioni, di pranzi, ma anche di ragazze, quindi del corpo, per la forma fisica, e trovate anche proprio dei piani di allenamento. Ad esempio, andando in questa sezione ci sono proprio le schede dei workout, poi ci sono tante foto tipo prima e dopo, appunto come dicevo prima. Questo è il mio profilo, se mi volete seguire mi fa tanto tanto piacere, e vi lascio casomai anche il link nelle box informazioni, sia per scaricare l'app sia per seguirmi. È veramente carino. Ad esempio ho messo alcune foto, tipo per esempio questa della pasta con i carciofi, che mi piace tantissimo ed è una ricetta super sana con i carciofi che sono molto buoni, il frullato, una del mio corpo, insomma è veramente bellino, a me sta piacendo molto. Attraverso questo riesco comunque a motivarmi perché vedo le altre ragazze, le ricettine che mangiano sano e provo a rifarle anch'io, vedo una ragazza che magari mette la foto delle sue scarpe, sto andando in palestra, quindi mi motivo il pomeriggio, insomma è molto molto carina appunto per stare motivata, perché
Per stare motivata voi dovete guardare alle altre persone, però non per scoraggiarvi. Non dovete guardare le altre persone per dire guarda questa che strafiga, c'ho un fisico da paura, io non ci arriverò mai e non ci arriverò mai perché magari ho dei limiti fisici, ad esempio non sono alta 1,80 m come lei, non avrò mai una gamba così magra come la sua, o per esempio nel mio caso non avrò mai un vitino sottile, non lo avrò mai. Dovete cercare di aspirare alla migliore forma possibile seguendo il vostro limite, per il vostro corpo, la migliore per voi. Non vi dovete paragonare agli altri, non dovete usare le altre ragazze, le altre persone come metodo di paragone. Ognuno deve fare il suo massimo per quello che è il suo corpo, per quelle che sono le sue potenzialità. Ad esempio, una persona di 50 anni ovviamente non si può paragonare a una persona di 30 anni, però questo non deve essere visto come una cosa, ho 50 anni, ora mi butto sul divano, non faccio nulla. No, non deve essere fatto così, ma devi fare quello che sta bene, che puoi fare tu secondo i tuoi limiti, le tue possibilità, sfruttarle al massimo. E un miglioramento c'è sempre per tutti, anche per la persona fisicamente un po' più sfortunata, perché diciamo la verità, ad esempio in tanti video ho parlato di metabolismo, ho parlato di forma fisica, geneticamente ci sono le persone tra virgolette un po' più fortunate, che comunque sono più snelle anche mangiando molto, anche se mangiano schifezze, un po' più schifezze non succede nulla, e altre invece che magari hanno un metabolismo un po' più lento e magari anche una sola volta che vanno a mangiare fuori subito si vedono gli effetti sul corpo. Questo non vi deve scoraggiare, dovete cercare di tirar fuori il meglio che potete da voi, vivendola sempre in modo sereno. La seconda cosa che a me mi fa stare veramente veramente motivata è quello di pensare al mio corpo in tutta serenità, cioè non fare sport, non fare ad esempio la dieta, ma mangiare sano. Non pensate ad una dieta per 10 giorni, per un mese, a privarvi di tutto, ma pensate piuttosto a uno stile di vita sano che dura nel tempo. In questo modo non vi dovete per forza privare di tante cose. Ecco, questa è la cosa che a me mi fa stare motivata. La cosa importante è il fatto che io non faccio un'alimentazione estremamente rigida, perché penso che se veramente ci sono tante persone che vedo che veramente hanno un'alimentazione molto molto rigida, ad esempio frequentando la palestra me ne accorgo di questo, veramente tutto pesato, calcolano tutto, non assolutamente mai una pizza fuori, assolutamente vanno al ristorante, si portano le cose da casa, quindi questo per me assolutamente non esiste. Io vi ho già detto tante volte che io seguo l'alimentazione sana all'80%, perché è scientificamente provato che se fai un'alimentazione sana per l'80% hai gli stessi risultati che se la fai per il 100%, anzi dura più a lungo perché non subentra quel fattore psicologico che tu stai a dieta e ti devi privare di tutto. Questo il mio cervello non lo potrebbe assolutamente sopportare, perché sono una persona che ama mangiare, ama la buona cucina, ama uscire fuori, il sushi, la pizza a Napoli, che ve lo devo fare. Io non potrei mai rinunciare alla pizza, quindi anche se non la mangio spesso, però comunque ogni tanto io la devo mangiare perché la adoro. E quindi cerco di evitare ovviamente le schifezze, le cose che mi fanno male, per l'80%, questo vi sto dicendo. Cerco di fare, avete visto nel mio secondo canale, vi propongo le ricette ad esempio di un dolce, di una cosa che magari c'ha burro, c'ha ingredienti, la faccio sana, però non è che non me la mangio. E ciò non toglie che se io voglio una graffa fritta, se voglio un gelato, se voglio una porzione di patatine fritte, io me la mangio. Non la mangio tutti i giorni, la mangerò una volta a mese, però se ne ho voglia io la mangio. E questa è la cosa importante, non vi dovete privare di tutto, non dovete essere severe con voi stessi, non vi dovete allenare perché odiate il vostro corpo e quindi vi guardate allo specchio, vi fate schifo e volete dimagrire e guardate quelle gambe, oddio sono orrende. No, non dovete allenarvi in questo modo, dovete fare sport perché amate il vostro corpo, per la vostra salute. Cosa importantissima, fare sport. Qual è il primo motivo per cui si fa sport? Il mio primo motivo per cui faccio sport è quello che mi fa stare bene al momento. Io dopo che mi sono allenata, nel mentre lo faccio e dopo, io sto bene, anche se sto stanca e sto morta, mi sento stanchissima, ma io psicologicamente mi sento bene, sento che ho fatto qualcosa di buono
per me stessa, per la mia salute, mi svuoto dai cattivi pensieri, il corpo produce le endorfine, quindi è proprio un fatto che è proprio biologico che stai bene, perché ti danno positività. Quindi non è una cosa soltanto immaginare, è proprio reale che lo sport e l'attività fisica ti dà buon umore. Quindi io lo faccio per questo, perché mi fa bene anche a lungo termine, perché sento che ad esempio io facendo bodybuilding, facendo palestra, mi sento più forte, se devo portare delle buste le porto, se devo alzare delle cose, questa forza mi dà sicurezza, mi fa sentire sicura, mi fa sentire sicura in tutti gli ambiti, quindi mi fa sentire sicura a scuola, mi fa sentire sicura nel vostro caso, no? Al lavoro, nel confrontarmi con gli altri, perché fare sport ci rende sicuri, ci rende forti, ci fa stare bene anche a lungo termine, perché comunque fa bene tanto al cuore, lo sport mantiene giovani, fa bene, mantiene il sangue pulito, i muscoli, le ossa, fa bene proprio alla salute. Quindi questa è la cosa importante, e la motivazione quindi il più grande è quello di farlo per la salute. Io dico sempre, mangiare sano, allenarsi, fare sport, non lo fate principalmente per il fisico, per stare snelle, per essere belle, perché vi dovete mettere in costume, sì, magari anche quello, però è una cosa che non va fatta solo a maggio, giugno, luglio, prima dell'estate, ma va fatto sempre, perché è proprio una cosa che fa bene principalmente per la salute. Se voi mangiate sano e vi allenate principalmente per la salute, non perché volete essere magre, non perché volete perdere quei 10 kg, pensate alla salute e automaticamente ne beneficerà anche il vostro corpo, cioè la vostra forma fisica ne beneficia, però molto più facilmente, perché se voi vi ossessionate sul peso, la bilancia, io la bilancia, mi dovete chiedere, non so da quanto tempo non mi peso, io non mi so, cioè la bilancia e io siamo proprio così, io devo guardarmi allo specchio, la bilancia a me non serve per dirmi se io ho preso un chilo in più, ma quel chilo in più può essere liquidi, può essere un po' di ritenzione, può essere che il giorno prima mi sono mangiato un gelato, e quindi è una cosa che è molto molto relativo, quindi non vi fidate comunque della bilancia, non vi applicate troppo sull'aspetto fisico, ma date più importanza alla salute. In questo modo vivrete più serenamente il vostro stile di vita sano e avrete anche più risultati sulla forma fisica, sulla forma, sull'aspetto estetico. Quindi cosa importante per me, ad esempio, è molto semplice, la motivazione è talmente forte che è molto semplice per me stare in forma, mangiare sano, fare sport, perché è quello che mi piace fare. Io seguo semplicemente quello che mi piace fare, per me non è un obbligo mangiare sano e fare sport, ma mi piace farlo al 100%. Perché però mi piace farlo? Perché se quella volta io voglio mangiarmi le patatine fritte e il gelato, io li mangio, quindi non lo vivo come un obbligo, ma lo vivo come un piacere e semplicemente faccio quello che mi piace fare. Quindi secondo me questa è la cosa importante, non siate rigidi, siate flessibili e accontentate i vostri desideri, le cose fatele perché vi fanno bene e perché vi piacciono, non devono essere obblighi. Quindi questo è tutto ragazze, io veramente ho parlato tantissimo, avrei ancora tante cose da dirvi, però mi fermo qua perché sennò questo video veramente dura tantissimo. Fatemi sapere nei commenti quali sono le vostre motivazioni, se questo video vi ha motivato, mi farebbe tanto piacere sentirvelo dire, e se avete delle domande, delle richieste per i prossimi video, sono veramente tutto orecchie e tutto occhi per leggere i vostri commenti. Se volete vedere il mio allenamento, mi fa tanto piacere farvi proprio vedere gli esercizi che faccio, che sto facendo in questo periodo, che mi stanno aiutando tanto e che mi piacciono tantissimo. Lasciatemi tanti pollici in su, così faccio subito il video, e vi mando un bacio grandissimo. Ciao.